Chi segue questa rubrica, e siete in tanti, e di questo vi ringrazio, sa benissimo quanto io ami i premi di produttività, cioè quelle somme che vengono date ai dipendenti pubblici alla fine dell'anno per premiarli per un'attività svolta in particolare. Ma te vergogna rubare medaglie a quei poveri ragazzi che hanno sofferto? Che hanno sudato? Che hanno combattuto? Premi di produttività che a volte sfiorano anche il paradosso quando vengono assegnati per progetti realizzati in parte, per progetti realizzati affatto, o quando vengono insomma considerate somme date così soltanto perché previste dai contratti senza alcuna discrezionalità. Ricorderete qualche anno fa in un ente pubblico teramano i dirigenti erano tutti bravissimi, parlo della provincia, perché erano stati tutti premiati allo stesso modo, quindi tutti avevano avuto una valutazione altissima. Oggi però non parliamo della provincia, parliamo dell'ATER, dove i premi di produttività sono stati appena assegnati. Ed è curioso vedere come siano stati assegnati per compiti che sono straordinari, o meglio, la collaborazione nell'attività, il monitoraggio delle morosità, la supervisione dell'attività dell'altro. Lavoro. Si tratta di operazioni normali in un posto di lavoro. Perché dobbiamo pagare di più? Perché deve prendere qualcuno un premio di produttività per aver incassato gli affitti? Se stai all'ATER gli affitti li devi incassare, devi anche controllare che vengano pagati. Se stai all'ATER e collabori con un funzionario o con un dirigente nella realizzazione di un progetto, perché dovresti essere pagato di più? Qual è il tuo lavoro se non questo? Ma te vergogna rubare medaglie a quei poveri ragazzi che hanno sofferto? Che hanno sudato? Che hanno combattuto? Tra le curiosità dell'ATER, una più di tutte, è quella relativa ad un usciere che ha preso un premio di produttività alto quanto quello dei dirigenti. Ora, resto in attesa che l'ATER ci voglia far sapere che cosa abbia fatto questo solerte signore per meritare un premio tanto elevato, o meglio pari a quello dei dirigenti, quante fotocopie abbia svolto, quante pratiche abbia portato, insomma, quanto lavoro di uscerato particolare abbia fatto. E sapete soprattutto, la cosa più bella, qual è l'unico progetto obiettivo non raggiunto nell'ATER da quest'anno? È quello che è della ricerca dei difetti della produzione e delle attività gestionali. Mi pare evidente, se pagate in questo modo sulle attività gestionali c'è molto da fare, moltissimo. Viva l'Italia.